Bene, adesso siamo con Claudio Sacchetto, della zona del Cuneese delle Valli, assessore all'agricoltura, caccia e pesca. Quali prospettive per il Piemonte per quanto riguarda l'agricoltura? Che cosa si è fatto in questi primi mesi di governo con Gianna Gaccia presidente per l'agricoltura in provincia di Cuneo? Ma in questi mesi in provincia di Cuneo l'agricoltura è stata un po' uno dei punti cardine dell'azione di governo della giunta provinciale, in quanto negli ultimi tempi della passata amministrazione la politica agricola a livello provinciale era risultata essere pari a zero. Quindi in questi mesi sicuramente uno dei punti cardine è stata la gestione delle pratiche del programma di sviluppo rurale 2007-2013, che è un programma complesso che deriva da una formulazione fatta dall'attuale amministrazione regionale, la quale ha portato delle serie problematiche alle province che devono gestire queste pratiche. In questi mesi abbiamo cercato di accelerare l'iter, tenendo presente che purtroppo però l'impianto continua ad essere farraginoso, eccessivamente complesso, eccessivamente burocratico, e questo deriva dal fatto che appunto la Regione Piemonte ha licenziato un provvedimento eccessivamente complesso che sta dando notevoli problemi alle province. Sicuramente, così come ha già avuto modo di dire il nostro candidato a presidente Roberto Cotto, il quale ci auguriamo e anzi siamo convinti che sarà il prossimo governatore del Piemonte, bisognerà, qualora vinceremo, porre rimedio a quello che è stata la gestione dell'assessorato all'agricoltura regionale in questi anni, che è stata una gestione che ha portato l'assessorato all'agricoltura a essere come non mai lontano da quelle che sono le esigenze delle aziende agricole, facendo dei provvedimenti che vanno addirittura contro le stesse aziende agricole, mentre invece noi riteniamo che la mission della politica agricola a livello regionale debba essere quella di cercare di ridurre al minimo quelli che sono gli adempimenti burocratici per le aziende agricole e soprattutto di cercare di migliorare al meglio quelli che sono gli strumenti finanziari che permettono di sostenere le aziende che purtroppo oggi si ritrovano a fare i conti con una crisi economica senza pari, da un lato, e dall'altro con una concorrenza che viene da paesi terzi, la quale appunto sta minando fortemente la capacità remunerativa delle nostre aziende e per la prima volta nella storia anche la loro stessa sopravvivenza. Bene, si parla di sprechi. È uscita un paio di settimane fa un libro sugli sprechi della Regione Piemonte con la Giunta Brescia che ha compiuto sul territorio, diciamo, regionale. Che cosa ci può dire in merito a questi sprechi della Regione Piemonte? Come mai sono stati investiti male questi soldi e come? Il libro I peggiori sprechi della giunta Brescia è un libro che appunto è stato realizzato da alcuni consiglieri regionali di centrodestra ed è un libro che tra l'altro è in vendita nelle edicole del Solzese in questi giorni. È un libro che va un po' a evidenziare tutti quelli che sono stati gli sprechi della giunta Brescia in questi anni, dalle superconsulenze, pensiamo ad una spesa di 409.500 euro per un superconsulente, che tra l'altro ha avuto anche l'ammonizione da parte della Corte dei Conti che non ha rilevato assolutamente una fondatezza dal punto di vista della necessità di avere questo superconsulente. Pensiamo ai 350.000 euro che la Regione Piemonte ha speso per una mostra sulla scimmia nuda che ha visto la partecipazione di 16 visitatori al giorno, quindi una partecipazione prossima allo zero. Pensiamo al cosiddetto progetto Lupo che ha previsto per il 2009 una spesa di 334.000 euro a carico della Regione Piemonte per studiare il comportamento del lupo in alta montagna, quando abbiamo appunto le aziende agricole che vivono in alpeggio, le quali non hanno dei risarcimenti per le pecore, per le capre che sono predate, veramente cioè veramente molto bassi e sicuramente non in linea con quelli che sono i valori di mercato. Ma penso ad esempio anche ad altri notevoli sprechi che possono essere stati fatti dalla giunta regionale, ad esempio sul discorso dello stesso UCEM e quant'altro, i quali in questi anni, in questi mesi sono stati spesi dei soldi, centinaia di migliaia di euro in piccoli interventi, i quali non hanno portato sicuramente una ricaduta sul territorio degna di nota. Di conseguenza, nel momento in cui i soldi vengono spesi senza ricadute positive sul territorio, noi riteniamo che questi soldi siano sprecati. Le migliaia di euro che si sommano alla fine fanno milioni di euro che sono sottratti alle casse del contribuente piemontese, che vanno a vantaggio solo ed esclusivamente diciamo così, di coloro che vivono all'interno della struttura che non esito a definire un soviet che è stata creata in questi 5 anni da parte dell'amministrazione Bresso. E non dimentichiamoci che in occasione di questa campagna elettorale, l'armata Brancaleone che sosterrà la presidente Bresso va dai comunisti fino all'UDC.
i quali appunto hanno deciso di appoggiare la giunta Bresso, evidentemente perché hanno avuto appunto la promessa di avere anche loro una fetta di questa ipotetica torta che noi sicuramente non permetteremo che venga spartita, perché riteniamo che il presidente Roberto Cotta abbia tutte le carte a regola per vincere le elezioni regionali. La scesa della Lega in provincia di Cuneo, qual è il segreto? Il segreto dell'ascesa della Lega in provincia di Cuneo è innanzitutto un substrato assolutamente fertile per quelle che sono le tematiche della Lega Nord, perché noi fortunatamente, per nostra fortuna, viviamo in una provincia in cui composta da persone che sono abituate a lavorare, le quali sono abituate a, diciamo così, sostanzialmente ad osservare le regole, di conseguenza questa è una piattaforma indispensabile affinché il seme leghista possa attecchire, e riteniamo che questo seme in questi 20 anni abbia attecchito benissimo. Ma poi, logicamente, al di là del substrato su cui si muove l'azione politica, sicuramente serve l'azione politica vera e propria. Io ritengo che in questi anni, a livello provinciale, la Lega abbia fatto enormi passi avanti, c'è stato sicuramente il movimento politico che più di ogni altro è stato vicino alle esigenze del territorio, non solo nei mercati, ma anche, diciamo così, a livello di quelle che sono le problematiche, le tematiche del territorio stesso. Noi pensiamo che la provincia di Cuneo, uno dei primi manifesti che 20 anni fa la Lega Nord affisse sui muri della provincia di Cuneo fu appunto quello che la Lega era per favorire la provincia di Cuneo, la quale era la provincia italiana che più dava e meno riceveva. Oggi purtroppo continua ad essere così, anche se noi riteniamo, ci piace pensare che l'azione del governo nazionale con la prima bozza di federalismo fiscale possa renderci meno lontani da quello che è appunto il nostro obiettivo, che è quello appunto di poter gestire autonomamente le nostre risorse, così come fanno altre province come sono Trento e Bolzano, anche perché riteniamo che se una provincia come quella di Trento, che non confina neanche con l'estero, ha lo status di provincia autonoma, non vediamo perché una provincia come quella di Cuneo, che ha una storia, che ha una morfologia, che ha una sua conformazione sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista territoriale di confine, non vediamo perché questa non possa avere appunto lo status, se non di provincia autonoma, comunque quello di avere la possibilità di gestire una buona fetta dei propri soldi, come possono appunto fare regioni come la Valle d'Aosta, province come Trento e Bolzano. Quindi pensiamo che i cittadini della provincia di Cuneo, i quali sono sicuramente da sempre rispettosi di tutte le istituzioni, sia quelle regionali che quelle nazionali, ma comunque sia sono perfettamente coscienti del fatto che dopo decenni in cui lo Stato italiano ha sempre soltanto chiesto e il cuneese mai dato, finalmente si sono resi conto che bisogna anche iniziare a chiedere, oltretutto non dei favori oppure delle elemosine, ma semplicemente quello che ci spetta.